La campagna elettorale per le amministrative entra nel vivo in tutti i comuni al voto i prossimi 28 e 29 maggio. Ieri a Decelliale, su iniziativa della Diocesi, incontro dibattito tra i quattro sindaci nella sala conferenza della Chiesa di San Paolo di Piazza Europa per parlare di programmi e visione futura della città. I candidati alla poltrona più importante del Palazzo di Città, Nino Garozzo, Nino Nicotra, Roberto Barbagallo e Francesco Fichera, hanno esposto il loro schema politico-amministrativo del prossimo quinquennio. Il meeting, voluto dal vescovo Antonino Raspanti e moderato dal collega Mario Agostino, si è sviluppato su questioni di attualità a cui il prossimo primo cittadino è chiamato a dare risposte e a trovare soluzioni possibilmente condivise con la platea di associazioni e ordini professionali. Ognuno può dare il proprio contributo restituendo centralità alla politica del fare, soprattutto in un momento di grande difficoltà nella gestione contabile dell'ente e delle risicate risorse disponibili, cogliendo al meglio le opportunità dei fondi del PNRR, piano di ripresa e resilienza, su cui occorre mettere in campo professionisti seri e capaci, nelle parole del vescovo Raspanti, che ha esortato la politica ad una più ampia collaborazione nella gestione della cosa pubblica. I quattro aspiranti sindaci, di cui tre in passato hanno ricoperto il ruolo di primo cittadino e il quarto ha avuto anch'egli una parte attiva come pubblico amministratore, hanno illustrato ai presenti le soluzioni possibili che intendono intraprendere in caso di vittoria, dalle questioni relative alla viabilità e mobilità sostenibile agli aspetti della legalità, dell'ordine civico e aiuto sociale, carnevale, cultura, smart city, spazi di aggregazione, sport e strutture abbandonate e gli altri argomenti approfonditi dai candidati. È stato un dialogo senza colpi di scena né sussulti particolari, pacato e propositivo, che si è protratto per circa due ore e che ha visto in sala soprattutto la presenza di candidati al Consiglio Comunale dei vari schieramenti, tanti gli amministratori in carica, emigrati e candidati in altre formazioni politiche e una sparuta presenza di pubblico interessato a conoscere le prime bozze programmatiche dei quattro sindaci in corsa. A margine dell'incontro abbiamo raccolto il parere del vescovo della diocesi di Acireale, presidente della CESI, Conferenza Episcopale Siciliana, Antonino Raspanti. Sì, anzitutto noi cittadini dobbiamo essere i primi a collaborare, perché poi quel uno o due che saranno lì non possono fare tutto se noi non facciamo la nostra parte. Però anche loro, se vogliamo la democrazia pienamente realizzata, significa che i vari corpi sociali devono diventare realmente protagonisti della gestione della propria città. Questo significa da una parte che loro ci chiamino, ci chiedano, ma cedano anche parte dei poteri, perché anche noi, voglio dire, sì, le comunità cristiane è una di queste, ma penso a tutti gli imprenditori, penso agli artigiani, penso agli ordini professionali, penso ai ristoratori, agli albergatori, ai commercianti, cioè a tutte le forze vive della città, le quali possono dare, impegnarsi, costruire, spendere, anche investire, ma dall'altra parte devono anche poter gestire una parte, una fetta del potere, naturalmente rispettando le regole e la trasparenza assoluta. Non le chiedo del singolo per ovvie ragioni, ma nel complesso questo dibattito come le è parso? Ma mi sembra che si sono profondamente impegnati tutti e quattro, volevano veramente esprimere le loro idee, quelle che loro pensano, quello che in questo momento hanno in animo di fare. Non si è toccato, io ho toccato il tema del bilancio e il tema delle finanze, perché poi è un tema delicato, perché poi a volte può succedere che chi arriva lì, si siede, si rende conto di come stanno le cose, poi ci racconta: io avrei voluto fare ma non posso. Ci vuole maggiore concretezza, commisurata alle reali possibilità che oggi il nostro comune ha. Questo forse è un pizzico che è mancato, però devo dire che in tutte e quattro ho visto entusiasmo e convinzione.